Ben ritrovato all'amministratore del Campobasso Mario Gesuè, che rivediamo fisicamente mesi dopo, quasi più di 5 mesi dopo l'ultima partita giocata contro l'Olimpia Annionese. Il progetto va avanti e direi, amministratore, si irrobustisce con l'ingresso di Augusta Razio in società. Assolutamente, come abbiamo appena finito di dire, è sicuramente l'ingresso di un nuovo socio da lustro a quello che è il progetto nostro, ma soprattutto quello che è il valore del Campobasso. Quindi Campobasso dal nostro arrivo ha sicuramente rilanciata, ha sicuramente qualcosa di nuovo, il brand piace. Piace agli sponsor, piace agli imprenditori, adesso dobbiamo farlo piacere alla Lega, anche perché è un brand che merita sicuramente una categoria superiore. Abbiamo dimostrato sul campo lo scorso anno di meritare di trovarci in una categoria superiore, adesso dobbiamo lottare in queste settimane, ma se non sarà di lottiamo sicuramente per fare un grande campionato di se non sarà C per fare un grande campionato da D. Ha anticipato la mia domanda, se posso, sul ripescaggio Lega Pro, e la domanda ricorrente in questa estate campobassana, l'atteggiamento della società nei confronti di un possibile ripescaggio è sempre favorevole, come ha dichiarato anche ai nostri microfoni nel mese di maggio? Non è cambiata sicuramente la nostra volontà, siamo venuti qui per uscire dalla Serie D, siamo venuti qui per vincere i campionati, per cambiare di categoria. Purtroppo solo il Covid, ne sono assolutamente convinto, ha bloccato quello che era la scalata che la squadra stava facendo negli ultimi mesi, quindi la nostra voglia è sicuramente quella di fare il campionato di Serie C, però dobbiamo essere seri e maturi e dire che oggi abbiamo la serie D in mano, e quindi questo è quello a cui ci dobbiamo preparare. E ha colpito l'affermazione sempre in conferenza sul progetto, che non è solo calcistico ma anche culturale, sociale e ovviamente legato al business, quindi Campobasso in un certo senso è al centro di questo progetto, che è interessante per tutta la città, non solo per gli sportivi calciofili in assoluto. Assolutamente, ripeto che l'ingresso di Flavio all'interno della nostra società e di un'azienda così importante che fattura oltre 150 milioni di euro dimostra che il progetto è serio e valido e che ne vale la pena investire, quindi questo è sicuramente quello che noi volevamo fare dal primo giorno, forse non l'abbiamo detto, ma la nostra volontà era quella sicuramente di avere al nostro fianco altri imprenditori, perché negli ultimi anni si è dimostrato che i club che hanno avuto una scalata, che sono ripartiti anche dalla Serie D, faccio l'esempio di per esempio Modena, Reggiana, Cesena, Parma, sono ripartiti con un pool di imprenditori. Questo perché il calcio sta diventando sempre di più business, c'è bisogno della forza non solo economica, ma anche la forza a volte di idee e di obiettivi da poter raggiungere insieme, perché quando l'azienda è fatta da un solo socio, le attenzioni possono essere un pochettino più basse, perché uno la sente troppo casa sua e quindi magari non presta attenzione a tutti gli aspetti. L'ingresso di un nuovo socio, l'ingresso di soci invece tiene sempre l'asticella molto alta, perché tutti, più persone, più anime all'interno di un'azienda hanno la voglia di raggiungere un obiettivo. Questo era quello che volevamo, questo è quello che abbiamo raggiunto inizialmente adesso con l'ingresso di Flavio, e sicuramente quello che continueremo a perseguire.